La Roma evita all'Italia un fallimento totale nelle coppe europee 2020-21. Infatti, dopo Juventus, Atalanta e Lazio in Champions, il Milan si ferma agli ottavi di finale dell'Europa League. Diavolo eliminato dai Red Devils del Manchester United. Soltanto i giallorossi, vincendo anche il ritorno a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, volano ai quarti. Il 2-1 sancisce un risultato storico per la compagine capitolina. È la prima volta che c'entra la qualificazione ai quarti di finale di questa competizione da quando si chiama Europa League. Fonseca vince ancora contro il suo passato, nei sedicesimi di finale i portoghesi del Braga, in questi ottavi gli ucraini. Un'altra bella soddisfazione per l'allenatore romanista che dopo il 3-0 dell'Olimpico non sbaglia nulla a Kiev nel match di ritorno. Roma attenta in fase difensiva, letale in attacco. Roma in versione Piazza di Spagna con il tridente formato dagli ex Barcellona Perez, Pedro e dall'ex della Real Madrid Mayoral. Delusione Milan, Almeazza decide un acuto di Paul Pogba dopo l'1-1 dell'Old Trafford per la gara di andata. 1-0 Manchester United fa avanzare gli inglesi, reduce da un lungo infortunio. Nella ripresa torna in campo il fuoriclasse francese ex Juventus, che al terzo minuto del secondo tempo con un destro dal basso verso l'altro fulmina Donnarumma sfruttando un pasticcio della difesa rossonera. Unico lampo di una partita brutta, equilibrata e a tratti bloccata. Anche il Milan fuori da tutto. Oggi a partire dalle 12 nella sede UEFA in Svizzera andrà in scena il sorteggio per i quarti di finale di Champions ed Europa League.